This video is for the dreamers. This video is for the believers. This video is for the doers. We are Luca and Sara, and we are the first YouTube couple adventurers driving from Dead Horse, Alaska, to Ushuaia, Argentina, with an old truck camper. Good morning, beautiful people. Good morning, beautiful people. We are almost there. Come on, lucky you, please. We are almost there. After almost 3 years and so much travel. Oh, we can already see the ocean there. So we are almost there. I think it's like 1 kilometer. I have goosebumps. Yeah, me too. It's unbelievable, guys, how far we have come, starting 2 years. Guys, Ushuaia! Cari amici, eccoci di nuovo in diretta, ancora una volta insieme con il nostro programma Il Giardino delle Utopie. Anche questa volta, come avete visto, abbiamo deciso di aprire la nostra puntata con immagini meravigliose, immagini che ben raccontano quello di cui noi vogliamo parlare con il nostro programma: il sogno, l'utopia, la bellezza, l'avventura e insomma il mondo alla nostra portata. Con me c'è Sergio Maifredi. Ciao Sergio! Eccoci, ben trovati. Forse i nostri amici hanno i microfoni aperti, sentiamo un bel ritorno, vediamo un pochino se riescono a spegnere il microfono. Ecco. Allora, ciao Sergio.
siamo, ecco, una nuova puntata del Giardino delle Utopie, il nostro luogo ideale, no? Il posto dove possiamo non solo vedere come tante persone sono riuscite nella loro impresa, come hanno realizzato il loro desiderio, la loro utopia, ma soprattutto capire quali sono ancora i nostri sogni e come anche noi possiamo realizzarli. Storie semplici quelle che raccontano, appassionanti storie di persone che hanno messo il loro sogno davanti a tutte e con un po' di coraggio e di incoscienza, forse a volte di spregiudicatezza, l'hanno realizzato. Ci hanno scritto in tanti in questi giorni per complimentarci, no, per la scorsa puntata, quella con Mauro Morandi, custode, vi ricordate, e unico abitante dell'isola di Budelli. Una puntata particolarmente intensa anche grazie al pensiero lucido, profondo, no, di Mauro. Che dici, Sergio? Sì, quella con Mauro Morandi è stata davvero una puntata memorabile, come del resto forse anche appunto il nostro primo racconto, il nostro viaggio verso l'isola di Bergman. Devo dire che in tanti mi hanno scritto, perché si sono poi andati a comprare il libro di Mauro Morandi, La poltrona di Ginepro, e quindi vuol dire che sono stati davvero poi con noi ad ascoltare davvero queste parole di questa persona straordinaria che ha deciso di compiere questa scelta così importante. A 50 anni ha deciso di lasciare la sua vita di insegnante di educazione fisica per andare a vivere all'isola di Budelli. Oggi incontriamo due ragazzi che hanno compiuto il viaggio che molti magari hanno nella testa, molti vorrebbero realizzare. Una traversata degli Stati Uniti da nord a sud, dall'Alaska fino alla Patagonia, fino alla punta estrema dell'Argentina. E lo hanno fatto con mezzi possibili, perché questa poi è la bellezza del nostro giardino delle utopie, cioè andare a cercare persone che hanno realizzato un'utopia coltivabile davvero, non diventare astronauti, ma fare qualcosa che in realtà tutti potremmo fare. E loro l'hanno realizzata, hanno preso un camper e si sono messi in viaggio. Sono partiti nel 2017, hanno fatto 70.000 chilometri, perché poi hanno fatto, come ci racconteranno, anche molte deviazioni, e in un percorso che è durato 3 anni sono arrivati fino appunto a Ushuaia, quindi il punto estremo del sud dell'Argentina. E quindi tra poco li andremo a incontrare, capiremo cosa li ha mossi, qual era la loro utopia e se davvero la sentono oggi realizzata questa utopia. Tutto quello che vi raccontiamo vuole essere uno stimolo al sogno, al vostro sogno. Quando dico vostro intendo al sogno di tutti voi che guardate. Guardando gli altri pensate ai vostri sogni, come li avete realizzati, come da domani potete davvero realizzarli. È importante sognare, il nostro tempo lo fa poco, ma noi vi stimoliamo ad andare oltre, a rendere possibile quello che adesso è possibile, sembra impossibile o ancora forse non esiste. È proprio forse in questo momento così complicato, così difficile, che è fondamentale parlare di sogni e di utopie. Io ci tenevo poi a ringraziarvi per le tante mail che riceviamo in cui ci segnalate casi di cui insomma parlare. Questo è lo spirito giusto e noi, proprio anche grazie alle vostre mail e alle vostre segnalazioni, scegliamo i casi di cui parlarvi qua in trasmissione. Segnalateci i casi direttamente sulla pagina Facebook del Giardino delle Utopie, oppure scrivendo a Teatro Pubblico Ligure, alla compagnia Corrado De Lia o a Teatri Possibili, raccontandoci quella che è la vostra storia e quella di qualcuno che conoscete e che è riuscito a realizzare il proprio sogno. Ma Sergio, è arrivato il momento di presentare i nostri ospiti, gli ospiti di questa puntata speciale. Sì, sono Luca e Sara. Io però direi che altrimenti non è seguibile dai nostri amici la trasmissione. Io credo che dovremmo, o usciamo tutti
ci ricolleghiamo perché non si sente nulla, me lo segnalano in molti anche chiamandomi, per cui dovremmo riprovare a chiudere tutto. C'è un riverbero molto forte. Ci stacchiamo, ci ricolleghiamo tra poco. Ci ricolleghiamo tra poco sempre sul canale di Teatro Pubblico Ligure, di Teatri Possibili, di Compagnia Corradelia. Ci ricolleghiamo tra un attimo. Vediamo.